Ciao ragazzi, oggi proviamo Leila Africa Twin 1100 2020. Allora, eccoci a bordo della nuova Africa Twin 2020, modello 1100, da subito, classico feeling Honda, molto accogliente, diciamo. E questa è la vera figata, guardate, la mia mano sinistra non sta mai toccando la frizione, in pratica è come se avesse il cambio automatico, dopo lo proveremo bene. È in pratica uno scooter. Come vedete davanti c'è un ampio monitor touch, ma che poi quando siamo in movimento diventa gestibile da manubrio. Un monitor TFT da 6,5 pollici. Molto molto grande. La mia sensazione è che ci siano addirittura troppe informazioni. Credo che durante la marcia non serva tantissimo avere ad esempio informazioni come il voltaggio della batteria, l'autonomia, cioè l'autonomia anche sì, però il voltaggio della batteria magari no. Abbiamo anche tutta l'impostazione della mappa, che in questo momento è la mappa Giro Tour, è quella più tranquilla. Vedete, abbiamo la P, la potenza, a un quarto, quindi in questo momento stiamo usando per un quarto soltanto il motore di questa Africa. Abbiamo l'engine brake, quindi il freno motore a tre quarti, e il traction control posizionato praticamente su due tacchi in meno rispetto al massimo. In scalata è un po' lentina, vi dirò la verità. Questo è sicuramente uno dei temi, ok? Mettetevi l'anima in pace, vi parlerò molto di questo DCT perché ne ho sentito parlare molto bene, volevo testarlo a mia volta. È un po' lento in scalata, la motora la sento un po' sotto copia, però è vero che comunque stiamo girando veramente in modalità turistica. Il controllo, l'agilità è spaventosa, cioè sembra di essere sulla 07 ma siamo su una moto con altro peso e con altra ciclistica completamente diversa, ma a livello di agilità veramente ragazzi pazzesca. Il forcellone molto alto a steli rovesciati contribuisce anche a migliorare questo senso di padronanza del mezzo, così come anche il manubrio che è veramente molto molto largo. Le finiture, devo dirvi la verità, me le aspettavo un pochino meglio sulla carta, questo è vero. Ecco, ora si è sentita distintamente la scalata in prima. Avete sentito il cambio anche. Ci sono troppi pulsanti veramente sulla moto. Questa è una sensazione che almeno per un novellino come me non è il massimo. Ecco, ho trovato finalmente quello che cercavo, cioè il clacson. Dai, togliti per favore. Oh, caspita che tiro. Dopo proviamo a sfoggiare tutti i 102 cavalli di questo bicilindrico. Assurdo, sembra veramente di essere su uno scooter il fatto che non ci sia la cambiata. ABS però, vi dirò la verità, più invasivo di quello della 07. Questo è un qualcosa che non mi aspettavo. Ad esempio sulle altre moto di questa fascia che ho provato, ma anche sulla Tenere 700, era molto molto più discreto. Qua è molto invece invasivo. Comunque sì, le doti di agilità invece quelle sono molto apprezzabili. Sicuramente il DCT da un certo punto di vista vi dà modo di concentrarvi su altri aspetti durante la guida, tipo mettere le frecce, cosa che io non so come si fa in questo momento. Forse da qua sotto? Esatto, sì. Bellissimo il click della freccia. Guardate quanti pulsanti. Questi permettono di cambiare praticamente la mappa. Questi non lo so. Da questo lato abbiamo invece il discorso del cambio. Abbiamo il folle, abbiamo il drive. O sport. Il controllo della trazione stava mollando. E vi stavo dicendo, appunto, abbiamo quindi drive e sport qui. Forse ho messo la S. E infatti vedete, la marcia viene tenuta molto più a lungo, diventa, vedete, più reattivo il mezzo, la risposta con l'acceleratore diventa molto più veloce e nervosa anche. Ecco, si esprimono i vari caratteri di questo bicilindrico che ha già dimostrato sicuramente una ottima coppia fantastica ai bassi. Proveremo anche a tirarlo un po' di più, appunto, avendo la sport attiva. Che scalatona! Caspita, questo è un bicilindrico veramente, ragazzi, che sprigiona una potenza molto interessante. Sto notando però parecchia turbolenza data dal cupolino che mi sta dando un po' di fastidio. Non so se sia regolabile, al momento non ho voglia di provare più di tanto, però al momento sì, mi arriva un bel po' di aria in faccia. Guardate lo strattone. Quando la moto capisce che volete tirare, ci mette qualche istante, però poi inizia veramente a tirare. Qua scalata abbastanza rapida. Ci abbassiamo sotto il cupolino.
veramente tante vibrazioni alla testa, mi si sta quasi aprendo il casco. Se come ho fatto ora vi chinate un po' di più, riuscite a risolvere un po' il problema. Però sì, un po' troppa turbolenza in questo momento. Proviamo a cambiare la mappa. Adesso andiamo magari in urbano. No, perché è molto simile. In ghiaia, vedete, viene disattivato l'ABS. A noi questa cosa non interessa in questo momento, anche perché non siamo sulla ghiaia. Fuori strada, utente 1. Proviamo a metterla in modo un po' più intenso, insomma, che ci dia tutte le sensazioni che ci può dare. Eccola qua. Interessante, ma anche un po' un duplicato, il fatto che ci sia un doppio schermo, vedete, su cui risultano due volte le velocità e anche altre informazioni. Questo è utile, magari se andate a fare qualche modifica qui avete comunque il resto delle informazioni sempre a portata di mano. Eccolo qua, lo scattone che dà il DCT, si aspetta qualche secondo, proviamo la piega. Molto bene, frenata. Beh, dai, non è sicuramente in curva agilissima, diciamo che si sente un po' il peso, si sentono le dimensioni, però comunque si difende bene. Veramente troppa turbolenza sul casco, il mio balla tutto, spero non balli nemmeno troppo la ripresa, ma io sento veramente tanta aria. A questo punto proviamo a fermarci un secondo, vediamo come scala la moto. Ora l'ABS non ha dato problemi, avete sentito la scalata. Ok, proviamo una partenza in sport. Praticamente qui non c'è neanche bisogno di avere il launch control perché dovrebbe fare tutto la moto. Proviamo. Credo sia intervenuto anche l'antiimpennata, perché insomma la moto ha cercato in tutti i modi di alzarsi, ma poi non ci è riuscita. Guardate comunque l'agilità, fino a quando si entra in percorrenza la trovo molto agile, poi in curva diciamo che cambiare traiettoria richiede qualche istante di più rispetto a una moto più leggera, anche rispetto alla Tenere 700. Però insomma ricordiamoci che è anche una moto che ha un peso diverso rispetto a quello della Tenere 700. In frenata vedete la moto tende un po' a scivolare in avanti, c'è molto gioco sulla forcella, anche perché la forcella è molto alta, e a steli rovesciati Showa, tra l'altro, vedete, regolabili direttamente da qui, quindi molto comoda come cosa. Il serbatoio, non ricordo i litri, ma l'autonomia dichiarata è di 20 km, addirittura 20,5 km al litro. Scaliamo a mano dal pulsantino qua sotto. Chiaramente sì, se volete impennare probabilmente vi dovete ingegnare un attimo, perché con il DCT attivo ovviamente la moto tende ad assicurare, come un'auto con cambio automatico tende ad assicurare quello che volete fare voi, no? Quindi se date una mazzata così, vedete, passa qualche istante prima che la moto capisca che volete andare, mentre se la tenete su di giri è molto più immediato. Ora frenata aggressiva, la moto ha anche scalato in modo molto deciso, quindi tende comunque a seguire bene il comportamento, e questo sicuramente ha dei pregi anche per quanto riguarda l'autonomia poi. Ho provato l'ABS posteriore, neanche lo si sente entrare, questa è un'ottima notizia, e il freno ha la giusta spugnosità e gommosità che restituisce un ottimo feedback. Vi starete chiedendo probabilmente a cosa serve questa leva qua, dopo ve lo faccio vedere. Una leva di stazionamento, quindi è fondamentalmente un freno a mano, quando voi fermate la moto gli attivate quello e la moto insomma non si schioda. Diciamo che comunque il motore, per quanto abbia cavalli e per quanto abbia anche centimetri cubici, non è un motore che mette paura, il tiro c'è ma non mette paura. Ok, che abbiamo in pratica disattivato, in facendo così, il sequenziale. Però almeno la potete sentire urlare un po'. Ok, non slimitiamogliela tutta. Cerchiamo di tornare alle origini. Tornante, il vento dà veramente fastidio, ragazzi. Stavo avendo meno problemi con la 07 prima di arrivare qua. Ok, bene così, comunque l'aderenza è veramente ottima. Scende bene. L'anteriore, ma lo trovavo più comunicativo sulla Tenere 700 banalmente. Ok, ABS sicuramente meno impanicante quando si va. Fermiamoci nella nostra piazzola, stavo cercando la frizione come un pirla. Ok, fermiamoci qua e facciamo qualche ripresuzza. E intanto vi parlo della leva di stazionamento. Vedete, probabilmente facendo così, no, non vi parlerò della leva di stazionamento.
Ok, è giunto il momento di rimettersi in sella e di andare a riconsegnare la moto alla concessionaria che me l'ha data. Vi dico una cosa che ho notato già, ma che non vi avevo ancora detto. Nonostante la moto sia chiaramente grossa, la seduta è molto molto comoda e soprattutto si raggiunge facilmente la posizione ottimale di guida. Guardate la sterzata, signori, guardate che sterzata, fantastico questo. Andiamo che arriva la macchina. E il casco si chiude da solo, causa vento e turbolenze che si generano. Vabbè, questo è un problema secondo me. Questa è sempre una curva molto fastidiosa, ma per la moto non è un problema. Chiaramente non vi ho detto che le mappe sono tutte personalizzabili, quindi ad esempio io prima che non trovavo come si disattivasse l'ABS, in realtà non so se sia specifico, credo di sì, di queste mappe, avercelo o non avercelo, però se voi andate nella modalità questa qua utente, qua potete sbizzarrirvi e andare a cambiare i parametri. Lì intanto c'è Castel del Monte. Comunque oggettivamente è divertente, cioè quando la moto capisce che volete spingere vi asseconda parecchio. Ciclistica che accompagna benissimo il tutto, veramente ciclistica eccellente, ne abbiamo parlato poco ma c'è poco da dire alla fine. C'è una forcella Showa, c'è una forcella, un forcellone in alluminio, credo derivato dalla CRF se non vado errato, quindi parliamo veramente di ciclistica top. Non vi ho parlato ovviamente di cose scontate come i paramaniche, proteggono bene, però ripeto, la mia attenzione in negativo è attratta dal fatto che su questa moto l'aria frontale è parecchia. ABS qua è entrato in modo aggressivo, anche molto rumoroso. Sì, l'ABS, boh, delle volte è impanicante, anche peggio di quello della 07, delle volte è invece molto meglio. E l'ultima cosa di cui non vi ho parlato, ma che avete probabilmente sentito parlare lei fino a questo punto del video, è il sound. Un sound tipico da bicilindrico, quindi che a me piace veramente tanto. Non scoppietta perché chiaramente è tappatissimo, questo è un Euro 5, quindi dovete fare qualche modifica se lo volete poi far suonare un po' meglio, ma comunque suona già molto bene di suo. Una cosa che vi volevo anche dire riguarda chiaramente la comodità, siamo a livelli spaventosi, uno dei test ride di cui non ho veramente segni al momento fisici, le braccia sono rilassatissime, la schiena è rilassatissima, anche proprio la seduta è molto comoda, è imbottita bene, quindi veramente tutto promosso dal punto di vista dell'impostazione di guida. E tuttavia giunto il momento delle conclusioni. Honda Africa Twin 1100 del 2020, 14.000 euro di base e poi chiaramente con gli optional il prezzo sale a seconda di ciò che aggiungete. Secondo me il DCT alla fine è sicuramente un'ottima idea, sacrifica un po' però inevitabilmente il piacere alla guida perché manca un cambio tradizionale, manca l'utilizzo della frizione che in pratica non serve, potete sì andare a scalare una marcia così ma non è proprio quello a cui siamo abituati, quindi se cercate il feeling e il fascino classico di una moto non è proprio questo il modello perfetto. La potenza c'è, l'elettronica è spaventosa, non lo so ragazzi, dopo questo è uno dei rari casi in cui ho provato una moto che non dico che non mi sia piaciuta, però è una di quelle situazioni in cui dico ok, quale sarà la prossima moto che proverò? Mi è piaciuta a sensazioni molto di più la Tenere 700, sarà perché era una moto più sincera, era una moto più chiara, che ti trasmetteva subito quello che ti poteva dare e non ti dava quello che non ti poteva dare. Questa qui, per quanto sia più potente, ma tanto su un bicilindrico, la differenza secondo me non la senti più di tanto, perché comunque l'allungo è comunque corto, nonostante i cavalli. Non lo so, 14.000 euro non sono tanti se vi piace questo tipo di moto, però capisco che sia una moto per un certo pubblico e per quel pubblico è sicuramente una delle migliori attualmente proposte dal mercato. Ok, ora che stiamo rientrando in città e siamo pronti alla consegna, ora che vi ho dato le mie conclusioni, direi che possiamo tornare in modalità urbano, andando a tagliare la potenza, andando a tagliare anche il freno motore. Addirittura c'è una mappa senza freno motore, soprattutto per l'utilizzo off-road, per ridurre l'on-off che è praticamente inesistente, sinceramente. E niente ragazzi, ho parlato fin troppo come sempre. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa Africa Twin nei commenti. Noi ci risentiamo in un prossimo video. Ciao! Ve la devo dire senza peli sulla lingua, come ulteriore conclusione. Allora, la moto è bella, capisco che abbia un pubblico, ma per me, e ripeto per me, toglie un po' di fascino alla guida, ok? L'ho detto.